Settima stagione in Serie A per il Napoli Calcio a 5. La squadra del presidente Ciro Veneruso è pronta a ripartire da sabato 29 settembre nella sfida contro il Real Arzignano. È in programma il 6 ottobre invece al Palacercola la prima gara casalinga contro il Meta Catania. La presentazione della nuova stagione sportiva questa mattina in sala giunta con i vertici della società e l'assessore allo sport Ciro Borriello. Per noi è sicuramente un fiore all'occhiello dover considerare che una squadra campana, specificamente di Napoli, possa partecipare ad ottimi livelli al massimo campionato nazionale. Noi ci auguriamo che il tutto possa finire con la conquista dello scudetto, soprattutto sotto la mia gestione, perché sarebbe una mia grande soddisfazione, visto che all'interno del Comitato Regionale della Campania diamo grandissima importanza a quello che è il calcio a 5. Ormai è una realtà che si consolida sempre di più anno dopo anno. Una bella società che si affaccia insomma a un campionato importante, ogni anno insomma ci avviciniamo a un traguardo tanto sperato, quest'anno insomma ci sono probabilmente gli ingredienti giusti, insomma la squadra completamente rinnovata, cambio di allenatore, insomma multinazionali, insomma la squadra costruita probabilmente per vincere. Abbiamo molti palazzetti impegnati dai lavori per le universiadi, quindi dovremmo trovare dei modi per poter garantire la continuità del campionato senza interruzioni, vediamo un pochettino, insomma il massimo campionato va tutelato, quindi vanno trovate e vanno ricercate delle azioni concrete. Vediamo se riusciamo a differire i lavori tra Cercola e Pallabarbuto e vediamo di offrire delle possibilità. Anche noi come divisione dobbiamo stare vicino a queste eccellenze e sperare di farle crescere il più possibile, perché far crescere queste società vuol dire anche far crescere il nostro sport. Continueremo ad andare su Sport Italia due volte a settimana con la Serie A1, ci sono trattative molto importanti per le fasi finali di scudetto e comunque continuiamo a dare tanta visibilità. Il problema delle strutture è un problema di tutti gli sport indoor, purtroppo. Io sono in contatto costante con il presidente del CONI Malagò proprio per affrontare questo problema. È un problema che viviamo in tutti gli sport, nel basket, nella pallavolo e soprattutto nel calcio a 5. Detto questo, il Napoli, come dicevo, rappresenta un'eccellenza che comunque deve restare legata alla città e quindi può anche sfruttare il volano del calcio per affermarsi. Noi abbiamo fatto un progetto che si chiama Futsal in Soccer e abbiamo già coinvolto 9 società tra Serie A1 e sarà Serie A e Serie B di calcio che stanno attivando la loro squadra all'interno del sistema futsal, anche il Milan, il Siena, il Bologna. Questo è molto importante, speriamo di riuscire a farlo anche con il Napoli Calcio e di riuscire magari a creare una bella sinergia. Lo scudetto è un sogno per tutti, anche noi della dirigenza naturalmente lo sogniamo, programmiamo lo staff e i giocatori proprio in virtù di quello. Speriamo che questo sia uno degli anni buoni.